E allora attenzione, forse è una delle ultime azioni di partita. Vuoi tenere le mani chiuse. Servito, c'è anche Vardy, occhio a Jamie, il tiro, gol! Jamie Vardy! E vi dico una cosa, a 3000 like rispondo alla sfida di Sespo. Vengo a Romix con i capelli tinti di Leicester, con i capelli tinti di blu. Like, eh? E allora, bravi, bravi, bravissimi. 3000 like, però voi aspettate, avete i capelli schiacciatissimi col cazzo di cappello del San Patrizio. 3000 like, bravi, bravissimi. Però c'è chi magari credeva che già da questo episodio io avessi i capelli blu. No, perché io ho sottolineato il fatto che a Romix verrò con i capelli blu. Quindi non ve fomentate troppo. Però, signori, allora, io voglio essere molto sincero con voi. Forse, probabilmente vi ho sottovalutati. Vi ho chiesto 3000 like, li abbiamo raggiunti in 24 ore. In 24 ore, 3000 like. E io vi avevo dato da quella sera fino a Romix. E quindi 3000 like forse erano un po' pochini. Infatti, la scommessa consisteva nel fatto che a Romix io mi presentassi con i capelli blu alla Dread nel 2015, per farvi capire. E quindi con la bomboletta che durano 2-3 giorni. Adesso io e voi facciamo una scommessa ancora più grande. Quasi impossibile. Perché quasi mai, e se la memoria non mi inganna mai, sul mio canale siamo arrivati a 10.000 like. Ma se, ascoltatemi bene, se arriveremo a 10.000 like sotto questo video, non vi do tempo, ragazzi, per arrivarci, se, cioè il tempo ve lo do, chi ve se in cula, entro il Romix, quindi entro il 6 aprile, dobbiamo arrivare a 10.000 like e io mi faccio i capelli blu, ok, bomboletta per il Romix, ma poi me li faccio proprio blu, dipinti, quindi dal parrucchiere, e ovviamente quelli dureranno molto di più che una bomboletta che va via dopo 2 giorni. Io la scommessa l'ho fatta, 10.000 like, ragazzi. Guai a voi se li lasciate, perché, ok, benissimo. Però voi provate a lasciarli e vediamo cosa ne esce. Ora partiamo col video, dai! Bene ragazzi, e ben ritrovati qui con il 32esimo episodio della carriera. Abbiamo aperto questo episodio con questa notizia bomba. Io non so veramente se ci arriveremo mai a 10.000 like, però cioè magari un giorno ci arriveremo per forza di cose. Però nel senso il più tardi possibile, perché non ho molta intenzione di farmi i capelli blu per un mese, però vabbè. Quindi allora, io ho appena aperto la carriera, mi sono accorto, ma già lo sapevamo dallo scorso episodio, di una classifica strameravigliosa, ovvero questa qui. L'Arsenal è a 28 punti e segue 5 punti sotto il Leicester City a 23, seguito poi da Liverpool, dal Norwich, dal Manchester United e dal Manchester City, ma sono abbastanza staccate quelle, soprattutto dal Liverpool e dal Norwich, dai, che ne sono nel giro di 2 punti e fondamentalmente ci basta perdere la prossima partita contro il Derby County per farci scavalcare. Noi però ci siamo sudati, è un anno e mezzo che cerchiamo di arrivare qui in zona Champions, adesso ci siamo, la società ci ha dato come obiettivo stagionale il quarto posto minimo e quindi ovviamente la Champions League, la qualificazione per la prossima stagione, diciamo le prime 3 posizioni, perché significherebbero accesso diretto. Questo Leicester sta sorprendendo, sì, ma sta meritando anche il secondo posto in classifica per il momento. L'Arsenal lo affronteremo nel mese di dicembre, di un calendario che poi abbiamo visto tante volte ma che vi mostro al volo, perché giocheremo in questo episodio contro il Derby County, contro il Carlisle per quanto riguarda la Capital One Cup, e poi apriremo dicembre proprio contro i Gunners. E quindi, signore e signori, la sfida scudetto per il momento, perché poi la stagione è ancora lunga. E che dire, dicembre lo vedete, è un mese che fa paura, un calendario mostruoso prima del mercato di gennaio. Allora andiamo al volo in ufficio per analizzare quello che succede, quindi conferenza stampa e poi Morgan che vorrebbe giocare di più. Il capitano ha ragione, però comunque ha anche un'età e c'è chi merita di giocare più di lui. Splende il sole sul King Power Stadium e sul Leicester, non solo oggi dal punto di vista meteorologico ma anche dal punto di vista più calcistico, perché Leicester è secondo in campionato, la seconda forza del campionato più difficile al mondo, sicuramente è un'ambizione.
Siamo dietro solo all'Arsenal e lo affronteremo in questo episodio, quindi ci tratta di divertirsi, ma soprattutto siamo molto sopra in classifica, un avversario, il Derby County, che oggi viene qui a volerci rovinare la festa. Noi però dobbiamo ragionarla come sempre, ovvero mai sottovalutare nessuno e fare il nostro gioco. Vidra, ex conoscenza dell'Udinese, bravissimo Tielemans a tornare subito, il Leicester che parte con molta aggressività, Niang che la gira per Dembélé, l'inserimento da parte di Mendy, subito in porta, attenzione al pallone che filtra, Mendy corre fino in fondo, Mendy ha chiuso Carson e gli ha praticamente sradicato il pallone al momento della conclusione, 3 sul cronometro, il Leicester fa già paura, che aspetta anche Mendy, Tielemans a largo da Capucca, si butta dentro Dembélé, si butta dentro anche Tielemans, la porta a Bartosz che poi allarga per Mahrez, azione interessante dell'Leicester, Tielemans può calciare, ecco il destro che ci fa quasi urlare al gol del 1-0 perché è un bolide, ma grande risposta di Carson. Capucca in verticale per Niang che si impegna per arrivare sul pallone in qualche modo, Kyok, Niang la meglio, attenzione a Mbaye che cerca Capucca, non lo trova, poi lo trova in un secondo tempo, Capucca cerca di arrivare in zona tiro, allarga per Mahrez che rimette dentro, ma non trova né Capucca né Dembélé né la porta, rimessa dal fondo, Leicester ancora in attacco. Bravo Tielemans, sempre con l'esterno, questa chiusura la Nainggolan, poi un po' di confusione nell'Leicester, la palla dentro per Thorn e il Derby County è clamorosamente in vantaggio. Al primo tiro in porta, Derby County 1, Leicester 0. Questo è il calcio, ovviamente, lo sappiamo, ma mai avrei pensato in un vantaggio qui, sbaglia Morgan e poi ci chiede perché non gioca. Il Derby County in vantaggio 1-0. E allora vediamo un po' di dimostrare la nostra superiorità ribaltando il prima possibile la situazione. Mendy allarga su Mahrez che viene incontro. Ultima azione del primo tempo. Mahrez cerca e trova Dembélé che vuole arrivare in zona tiro. Dembélé ha visto anche Capucca. Non filtra il primo pallone. Il secondo sì. Occhio a Capucca. Al limite allarga per Giloup in area di rigore. Giloup vuole affondare. Trova il fondo bene. Poi mette dentro. Diventa quasi un tiro in porta. Esterno della rete. E tutti a bere qualcosa. Parziale clamoroso al King Power Stadium tra Leicester e Derby County, anche se, piccola considerazione, dopo lo svantaggio il Leicester è un po' calato, soprattutto dal punto di vista psicologico. Meno aggressività e la vorremmo sicuramente vedere nella ripresa, magari con qualche cambio. Niang si appoggia a Tielemans che ha iniziato benissimo il primo tempo, anche sfiorato il gol. Speriamo che inizi bene anche la ripresa. Si ricomincia da Mendy, manovra avvolgente dell'Leicester, Capucca dentro per Tielemans. Tielemans! Juri Tielemans! Abbiamo chiamato il gol del pareggio, proprio del belga che al quarto minuto della ripresa ha già fatto 1-1. E qui il movimento d'attaccante vero perché protegge il pallone e poi è freddo di fronte a Carson col sinistro che non è nemmeno il suo piede. Fa 1-1. Christie. Bryson in zona tiro, attenzione se le sono, ce lo siamo un po' perso. Bryson dentro ed è di nuovo in vantaggio il Derby County col gol di Ince. All'ottavo minuto del secondo tempo è durato 3 minuti il pareggio, va dritto sparato ad abbracciare il suo allenatore e il Derby County è per la seconda volta in vantaggio, anche qui, a parer mio, per una eccessiva tranquillità difensiva dell'Leicester. Siamo all'ottantesimo, qui fallo di Juri Tielemans, sta arrivando l'ultimo cambio in casa Leicester, sarà Vardy al posto di Dembélé e quindi si passa al 4-2-4 nell'Leicester. Insomma, c'è l'attacco delle grandi occasioni per le Foxes, però questa partita si è complicata nettamente più del previsto e poi analizzeremo le cause che adesso però ci porterebbero via solamente tempo. Adesso l'importante è evitare la sconfitta. Poniamo il palo diretto a Tielemans. Mendy si fa sentire lo stadium. Vardy la gira proprio per Tielemans. Occhio a Juri che ha il sinistro caldo! E Carson la mette in calcio d'angolo. È vivo il Leicester allora. Parte proprio Tielemans sulla testa di Zuma che la schiaccia, calcio di rigore, il fallo di mano di Kyog. O forse non di mano perché mi è sembrato ci fosse un colpo di testa di Zuma. O meglio, colpo di testa di Zuma e deviazione con il braccio. Calcio di rigore al minuto numero 86. Parte Vardy! 2-2! Ha pareggiato di nuovo il Leicester! Ennesimo gol per Jamie Vardy che spiazza Carson! E riporta la situazione in parità, esplode lo stadium, ma attenzione agli ultimi 4 minuti più in recupero, perché il Leicester è la squadra dei minuti finali, la squadra delle rimonte impossibili, la squadra degli epic comeback, è la squadra di Federico Marconi. Simpson, verticale per Vardy che ha visto correre Villalba a destra, lo può mandare, occhio a Villalba, il Leicester torna subito davanti, qui Villalba salta Davis e subisce fallo, calcio di punizione per il Leicester. Siamo praticamente al 90esimo. Curiosi per il recupero, tanto sul pallone c'è Mendy, che potrebbe anche ricominciare da Simpson.
È così. Occhio a Simpson in zona tiro. Il destro! Traversa piena! Poi di Elemans, la palla rimane lì. Si salva, non si sa come. Il Derby County, rimessa laterale al 91esimo. Su 3 di recupero. Il pallone per Tielemans che aggancia. Poi la gira per Niang che ricomincia da Mendy. C'è anche largo Villalba. Occhio ad Hector. Hector in zona tiro. Deve creare lo spazio però. Poi mette dentro. Vardy si tuffa Niang. Sul fondo di un nulla. Emozioni finali per l'assedio dell'Leicester. Ma penso che qui si chiuderà il match della 13esima giornata tra Leicester e Derby County. Match comunque bellissimo. Non c'è più tempo. Applausi comunque per la 15esima forza del campionato che è venuta qui, si è giocata la sua partita. Tielemans è scontento perché ha giocato una grandissima partita e purtroppo non è bastato lui per un Leicester che oggi è calato un po' in quelle che erano state quelle che devono essere poi le attenzioni che una grande squadra deve avere in tutta la partita. Leicester le aveva mostrate in queste prime uscite di campionato, non è stato così oggi. Purtroppo, però comunque abbiamo dimostrato di essere contro piccole o grandi una squadra che non si arrende mai e questo è sicuramente l'unica certezza di un Leicester che per il resto è imprevedibile. Questa è la situazione clamorosa perché hanno perso tutte, cioè l'Arsenal ha perso perché era a 28 ed è rimasta a 28, il Leicester ha pareggiato, il Liverpool pure ha pareggiato e il Norwich ha perso. Quindi comunque non ha vinto nessuno, addirittura il Manchester City è calato in decima posizione, lo United è calato in sesta, fondamentale ragazzi, bellissimo, perché questo poi è l'importante, quando noi non vinciamo, se poi gli altri non ne approfittano è un bene, però d'altro canto vi devo dire che sarebbe stato bellissimo vincere con la sconfitta dell'Arsenal, ritrovarsi a giocare lo scontro diretto a meno 2 con la possibilità di vincere e scavalcarli. Ma questa è un'altra storia. Facciamo che il campionato è lungo e noi dobbiamo pensare al nostro campionato, perché non è il nostro obiettivo vincere la Premier League, almeno per quest'anno, e si vedrà, cioè nel senso noi poi ci prendiamo quello che troviamo per strada. Però ho un progetto per la prossima stagione che neanche vi immaginate. Come ultimo anno, dato che mi chiedete sempre quanti anni fa, io so, da quando ho aperto il canale faccio sempre 3 anni. Quindi sarà che pure quest'anno farò 3 anni, vero Gianni? Grazie per le risposte sempre molto interessanti. Tutto pronto, altro turno di Capital One Cup che comincia in questo istante. Leicester che alterna, alcuni titolari che soprattutto hanno riposato, penso a Bellerin, penso a Lovren e Marquinhos e soprattutto Alexandro, che hanno riposato contro il Derby County, a giocatori che comunque fanno parte del turnover, quindi Pellegrini, quindi Villalba e quindi Dragoschi, che comunque è il portiere delle coppe, quindi turnover e non turnover. Leicester che ovviamente oggi vuole vincere, ma al tempo stesso ecco, c'è anche il Brighton tra giocatori del turnover. Finisco questo concetto. Leicester che dicevo vuole vincere ma al tempo stesso approfittare, cioè domenica c'è l'Arsenal, quindi ovviamente bisogna mettere la partita al sicuro il prima possibile, perché oggi non bisogna fare scherzi contro un avversario inferiore e poi far turnover vero e proprio nella ripresa. In questo periodo anche il tiro interessante Tielemans, l'ho detto adesso, Ellis salva. E Marconi dice di più, Ellis salva il Carlisle. E se ci penso, il primo gol stagionale per il Leicester in questa competizione lo ha segnato proprio Tielemans. Vuole girarsi, Cemi, cerca spazio, scarica su Musa. Attenzione ad Ahmed, doppio passo, va via, sinistro, sul fondo. Insiste comunque il Leicester con sempre Marco Albrighton che allarga da Musa. Occhio ad Ahmed, sterza fino in fondo, Musa, sul fondo ancora. Grande Leicester. Insiste adesso Leicester che è in un buon momento. Il pallone per Bellerin. Cerca di affondare Bellerin. Poi mette dentro primo palo. E ancora Beardsley a mettere fuori. Assedio Leicester. Junuzovic. Calcia in porta. Calcio d'angolo. Gran conclusione. Grande risposta di Gillespie. Parte Albrighton sulla testa di Vardy. Ellis. Guarda che spiove per Musa. Di tacco. Ancora a liberare Albrighton. Ecco il cross al limite. La palla per Marquinhos. Sul fondo. Villalba. Albrighton dentro da Vardy, è passato con rimpallo Albrighton, può spingere l'11 fino in fondo Albrighton, messo giù. Occhio al cartellino. Occhio al cartellino, perché Albrighton andava in porta. Ha nascosto il pallone. Cartellino giallo e calcio di punizione da posizione ottima. Parte Junuzovic. Destro!
di Junuzovic, che la sblocca così da palla inattiva e va ad esultare praticamente da solo. Ma ha fatto un gol bello ed importante per il vantaggio dell'Eister, che in tutti i modi ha provato a sbloccarla questa partita, in tutti i modi. C'è Villalba che parte a destra, se ne è accorto il Brighton non troppo tardi, perché Villalba viene servito e aggancia un pallone meraviglioso. Al centro Vardy, la mette dentro Hector per Vardy! Un gol di rapina, un gol fondamentale, ma bello anche questo. 2-0 dell'Leicester e tutti a casa a questo punto. In una partita che è stata risolta da due gol capolavoro. Guardate questo sotto le gambe del portiere che è uscito malissimo. Voilà! Jamie Vardy, ormai non so quanti ne ha fatti questa stagione Jamie. Fortuna che segnava poco l'anno scorso. Marconi anche ha esultato tantissimo. Il Brighton riparte sempre Villalba a destra, sempre servito Villalba, attenzione. Corre Hector che può metterla questa volta meglio sempre per Vardy! 3-0! Doppietta nel giro di 60 secondi, sempre assist di Villalba, sempre gol di Jamie Vardy. Finisce qui 0-3, il Leicester che rende più amara la sconfitta dell'avversario, rende più tondo il risultato nell'ultimo quarto d'ora, perché di fatto l'abbiamo risolta nell'ultimo quarto d'ora. Prima con la meraviglia su punizione di Junuzovic e poi con l'1-2 terrificante di Jamie Vardy che ha chiuso la pratica in 60 secondi. Tra l'altro qui Vardy vuole dare la mano a un avversario non ha ricambiato. Dicevo in telecronaca, e lo ripeto qui, che il Leicester, cioè il Carlisle, si ha tenuto botta per 75 minuti, anche con un po' di fortuna, perché noi abbiamo avuto tantissime occasioni che non abbiamo utilizzato. Una volta che sono andati sotto, poi hanno tracollato, c'è stato il tracollo clamoroso, come normale che fosse, perché poi la differenza tecnica in campo si vedeva. E come il Leicester, che ha calciato 12 volte, per farvi capire, e che comunque ha dominato questa partita senza storia. Una storia gliel'ha provata a dare il Carlisle per fino insomma a quando il risultato era fermo sul pareggio, poi è andata così. Sappiamo anche che le altre due semifinaliste saranno il West Ham e il Middlesbrough, però non sappiamo chi passerà il turno tra le altre due e lo scopriremo poi. E adesso, signori, siamo arrivati al momento che aspettavamo dall'inizio dell'episodio, ovvero, udite udite, Arsenal-Leicester, infortunio in allenamento. Aspettate che vola la Madonna, eh? Perché? Alessandro fuori 2 settimane, poteva andare peggio. Beh, lui in allenamento prima della partita con l'Arsenal si fa male per 2 settimane, vabbè. Cioè, fosse il primo infortunio che ci capita, uno dice vabbè dai, può capitare. Ma dato che è tipo il 12° nel giro di un anno e mezzo, c'è pure abbastanza roder culo. Buonasera dall'Emirates Stadium, la 14ª giornata di campionato di Premier League recita Arsenal contro Leicester, la prima contro la seconda. Si parla quindi di big match scudetto? Non si sa, probabilmente è ancora un po' presto per dirlo, ma siamo quasi a metà stagione ed è il momento di porci queste domande. È una gara importantissima perché sono due squadre che stasera devono dirci, come dicevo prima, è una partita che non ci dirà tutto ma ci dirà molto, perché è il momento di capire se queste due squadre possono essere sullo stesso livello e quindi se questa possa essere veramente la gara a scudetto di quest'anno, la partita che commenteremo fino alla 38ª giornata. Sono due squadre che abbiamo imparato a conoscere nell'arco del tempo e che si sono già affrontate ben 4 volte nell'arco della scorsa stagione, perché mettiamoci dentro anche la Champions League. E quindi la vittoria prima dell'Arsenal al King Power Stadium, la rimonta successiva dell'Leicester per 3-0 qui, e quindi già due squadre che hanno dimostrato sicuramente un bel calcio spettacolo. Direi però, se la grafica ci assiste, di reggere le due formazioni. Prima l'Arsenal, questo 4-4-1-1 con Oblak, Lorenzi, Kocelin, Mustafi, Gibbs, Ramsey, Coquelin, Chamberlain, Sanchez, e poi avete visto voi, io no. Benissimo, questa è anche la panchina dei Gunners. Andiamo invece a leggere quella che è la formazione delle Leicester con il consueto 4-2-3-1 consolidato, a parte Alessandro che oggi manca perché è infortunato e quindi scende al suo posto in campo Oçiluk. Per il resto ovviamente ci sono i titolarissimi e quelli che hanno giocato di più, che si meritano il posto da titolare e che ovviamente possono mettere in serie difficoltà l'Arsenal di Wenger. Arbitra Scott, è tutto pronto, vediamo un po' se sarà veramente la sfida a scudetto. Per il momento è sicuramente una sfida spettacolare. Finisce l'attesa, ha battuto l'Arsenal, e allora mettetevi comodi con patatine e popcorn perché si comincia. Coquelin,
Scambia con Ramsey. Chamberlain. Occhio che trova subito un corridoio. Dentro il pallone per Cazorla. Palo dell'Arsenal. Palla gol dopo 50 secondi. Giroud. Osserva il movimento di Jamie Vardy, che sta segnando tantissimo in questo periodo. Ricomincia ancora una volta da Giroud. Dentro ancora per Vardy. È un corridoio per il Leicester. Arriva in zona di Rogemi. Vuole calciare in porta. Potente ma centrale. La risposta di Oblak. Uno contro due per Santi Cazorla, che poi mette il cross deviato. Calcio d'angolo che è anche il primo della partita. 22 sul cronometro. 0-0 all'Emirates Stadium. Inquadrato Lovren, ex Liverpool. Si è già calato nella parte. Ha già fatto molto bene all'inizio stagione. Santi Cazorla corto per Sanchez, che vuole mettere dentro il cross. Marezza a pressarlo. Insiste Ligno. Sempre Ligno Maraviglia. Poi Mendy a chiudere. Può ripartire Leicester molto bene con l'apertura per Musa. C'è anche Vardy che vuole tagliare. Ha tagliato Vardy, che va in verticale. Viene servito. Occhio a Jamie, che è da solo contro tutta la difesa dell'Arsenal. C'è Musa a sostegno. Jamie lo ha visto. La mette, ma non filtra per l'opposizione di Mustafi. Grande contropiede dell'Leicester. Finalizzazione pessima però. Welbeck. Dentro per Santi Cazorla. Chiude Bellerin. Rimpallo vinto da Cazorla, che va fino in fondo. Poi la mette per Welbeck, che con la punta ha portato in vantaggio l'Arsenal al minuto numero 37. 1-0 per i Gunners, che la sbloccano. E chiaramente esplode l'Emirates Stadium. Assist di Cazorla. Ziller esce a corpo morto, ma non riesce ad evitare il gol. 1-0 Arsenal. Il regalo di Lovren, attenzione a Cazorla. Welbeck dentro ancora. Marquinhos impreciso, c'è Ramsey. La palla in porta. 2-0 per l'Arsenal. Al 43esimo, l'ultimo a toccare è stato Lovren. È autogol. È autogol di Dejan Lovren. Se la tocca Lovren, perché poi mi è sembrato che la toccasse lui. E se poi risultato Ramsey, autogol, autogol. 2-0 dell'Arsenal, cala il buio su Leicester nel giro di 5 minuti. Ha trovato un corridoio interessante. Trovato Dembélé, che allarga ancora per Riyad Mahrez. Al centro va Vardy, il pallone alzato per Jamie Vardy, che risveglia il cuore dell'Leicester. 1-2, il gol arriva dall'uomo più atteso, Jamie Vardy. Ha già accorciato le distanze da un gran cross di Mahrez, peraltro. Si è inserito, ha battuto Oblak, ci aveva già provato qualche minuto fa da lontano. E adesso trova il gol del 2-1, il gol che ci riaccende il fuoco, il gol che riaccende le speranze e che riapre la partita. Subito, prima della pausa, 1-2, adesso sì che si può fare nel secondo tempo. Forza Leicester, già l'anno scorso abbiamo fatto una rimonta simile. Che va via. Duello in velocità splendido con Bellerin e Mahrez. Sta tornando lo spagnolo, che alla fine è rinvenuto. Era in netto svantaggio, ma è riuscito a recuperare. Poi Mahrez lascia sul posto il Ligno Maraviglia e va. Occhio a Riyad. Poi lascia Vardy. Suggerimento centrale per Dembélé. È ripartita la grande Leicester qui con Vardy, che poi va a verticale per il servito. Occhio a Jamie, che non arriva sul pallone per l'opposizione di Kocielny. Però l'ha gestita male Jamie, che ha messo male il corpo. Insiste Leicester, che adesso sta giocando col cuore. Giù Giroud, calcio di punizione. E qui anche ammonizione per Welbeck però, Anche ammonizione, è così, perfetto. Dentro Mendy, c'è anche Dembélé alla tre quarti. Servito Usman per Mendy, al limite, tocco di ritorno. Dembélé è andato addosso a Mustafi e non è riuscito a calciare. Il brasiliano che chiude il triangolo con Mahrez, allora si può ripartire. Attenzione alla velocità di Mahrez, che corre tantissimo. Ancora Riyad, ritorna Gibbs. Ma c'è fallo, calcio di punizione. 25 al 90esimo, l'Arsenal è sì in vantaggio, ma il Leicester è sì in attacco. E allora ultimi minuti che saranno di fuoco. Pronto Mahrez, area di rigore che non è neanche affollatissima. Intanto l'arbitro ha qualcosa da dire alla barriera. Ci sono in realtà parecchi giocatori in area di rigore. I nostri sono 4. Con Mendy pronto ad entrare. Mahrez la scava, al limite Musa, l'ha presa Sciacca di testa. E allora Mahrez rimette giù di petto. Pronto al controcross, che arriva sul secondo palo. Tielemans, il pallone si alza a campanile e Oblak la tiene. Indietro Sciacca. 85. Il pallone in verticale che filtra per Giroud, che calcia malissimo. E allora 5 dalla fine. L'ultimo cambio nel Leicester, mentre Giroud se la prende col terreno, sarà Zlatko Junusovic al posto di Tielemans. Il Leicester vuole evitare assolutamente una sconfitta che manderebbe in fuga l'Arsenal. Mendy, verticale da Vardy.
C'è anche Villalba largo. Vardy ha preso posizione, è andato. Occhio a Vardy, da solo. Che azione di Cemi, cost to cost, fino in fondo, il tiro, e Kocelli riesce a respingere. Sarebbe stato un gol da cineteca di Cemi Vardy, che si è fatto 50 metri. Poi Mendy insiste in Leicester. Sempre il suggerimento per Vardy, che questa volta non riesce a saltare Mustafi. Carambolare il pallone, ma il tempo è finito. E l'Arsenal batte il Leicester per 2-1. È una partita che ci ha detto molte cose. È un Arsenal che ha giocato come sapevamo noi, e noi non abbiamo avuto la lucidità di evitare quegli errori che poi alla fine ci sono costati anche l'anno scorso. Perché anche l'anno scorso loro erano partiti molto aggressivi, anche l'anno scorso ci hanno segnato un gol dopo l'altro, e anche l'anno scorso avevano sfruttato le nostre disattenzioni. Quest'anno il gol non ce l'hanno fatto subito, ma ce l'hanno fatto uno appresso all'altro per due disattenzioni difensive nostre, e poi si sono chiusi benissimo e noi siamo riusciti solamente ad accorciare le distanze con Vardy. Perché se ci pensate, poi non abbiamo avuto una vera e propria palla gol nel secondo tempo. Eccezione fatta forse solo per Vardy, che ha calciato poi nel finale prendendo in piano Kocelny. Dispiace, perché comunque noi potevamo anche pareggiarla questa partita. Non sarebbe stato uno scandalo andare da loro e pareggiare. Sicuramente però, se vai lì e perdi, capisci che ancora devi lavorare tanto. Ed è una sconfitta che soprattutto, ecco il termine dopo averci girato intorno per un quarto d'ora, è una sconfitta che stringe gli orizzonti dell'Leicester. Perché sicuramente gli orizzonti si potevano anche un po' ampliare per quanto riguardava la Premier. Ti vedevi al secondo posto. Adesso invece vedi che comunque sei sempre al secondo a pari merito con Liverpool, ma hai sia lo scontro diretto con la differenza reti a loro favore. E poi sei a meno 7 dalla prima, a più 1 sulla quarta. Quindi noi pensiamo a tenerci stretto questo posto. E poi è chiaro che se andando avanti l'Arsenal perderà punti, ben venga. Sarebbe stato comunque difficile che ne perdesse due di fila, eh? Questo va considerato. Ma comunque, signori, ho un like, ve lo chiedo lo stesso, perché Vardy Show, Vardy ha segnato in tutte le partite che abbiamo giocato in questo episodio e sta segnando a raffica in questo periodo. Quindi, continuando in questo passo, potrebbe sicuramente diventare una soluzione interessante, cosa che già è, peraltro, e già è stata in passato. Quindi, ovviamente, voi supportate questa serie sempre, al massimo con un bel pollicione, che servirà anche a Jamie per fare sempre meglio. Lasciatemi un commento qui sotto per dirmi la vostra, anche su questo periodo, perché Leicester comunque ha avuto delle disattenzioni. Volete che siano sempre le stesse? Mettiamo che sono sempre le stesse, ma comunque abbiamo avuto delle disattenzioni che, se siamo al secondo posto in classifica, non c'erano state, o magari c'erano state meno nell'arco delle partite precedenti a questa. Quindi analizziamo anche queste. Se non lo siete già, soprattutto iscrivetevi al canale, ci becchiamo con i prossimi video. Vi ricordo al volo di passare dai miei social, che sono Facebook e Instagram, che trovate qui sotto in descrizione e anche nel primo commento. Insomma, un bacione, noi ci vediamo domenica con un video che non dovete perdere, perché se lo perdete vi vengo a cercare sotto casa, raga. Un video assieme a quel drogato di Usardwimp. Ciao, ciao, bella.